Ivan Scudieri, ciao Ivan. Buonasera, buonasera ragazzi. Come stai innanzitutto Ivan? Beh, io sono un po' più povero. Perché? Di 93 euro. No, perché siamo andati a fare una cena aziendale, sì, a Borgo Marinari. Mm-hmm. E al mio collega gli è venuto in mente di fare questo investimento, diciamo, matto. Quindi... Dove? Sono molto triste. No, è meglio che non lo dico, perché sennò avrà qualche cliente in meno. E allora Ivan, c'è stata questo intreccio di campionato Juventus Inter e Fiorentina Napoli, un po' sulla falsariga, anche se io non sono molto d'accordo con la stagione 2017-2018. Abbiamo litigato qualche minuto fa io e Francesco Capodanno sulla questione. Sì, sì, assolutamente, io ti devo torturare sulla questione Sarri, perché lui ha fatto questo improvvido paragone tra Sarri e perché Gattuso. Qua appena si tocca Sarri si va in escandescenza. Ma non si può toccare Sarri per un motivo. Ma no, perché ma tu non parli è vero. Di sliding doors, certo, dal punto di vista della mentalità. Certo. Io non sono d'accordo, perché lì le premesse erano diverse. Sarri aveva già ottenuto la qualificazione alla Champions 2 mesi prima e lottava per lo scudetto. Quindi c'era sempre un obiettivo in palio che sì, uno ha gestito e che l'altro non ha saputo gestire. Ma mo la porti un bacione a Firenze. Allora, uno ha saputo gestire una situazione più o meno analoga. Sono d'accordo che probabilmente non c'erano, diciamo, l'importanza della posta in palio era superiore per il caso Sarri e inferiore questa volta, ma comunque era un obiettivo. Uno ha saputo gestire, l'altro ha trovato un alibi che la squadra ha preso al volo. Ha trovato anche arbitri contro. Anche stavolta mi sembra che vi siete lamentati. State coinvolgendo. No, aspetta, stavamo facendo... Adesso sentiamo la tua, Ivan. Ti lascio volentieri la parola. Stavamo facendo una premessa per far capire le posizioni. Ragazzi, prego, Ivan. No, io c'ho da dire che Gattuso è molto più bravo a motivare gli uomini in campo e quindi questo si è visto, li ha lasciati concentrati, anche se il Napoli aveva questa volta il vantaggio di avere un punto in più rispetto alla Juventus, quindi ci è riuscito e va bene così. Però ragazzi, non dobbiamo sottovalutare l'ultimo miglio di questa ultima partita contro il Verona, che sicuramente va affrontata con la giusta concentrazione. Vediamo cosa ne pensa Enrico Caruso, responsabile K Campania, che fra qualche tempo non ci potrà dare notizie dal di dentro, perché la K ufficialmente non è più lo sponsor tecnico del Napoli, vero Enrico? Ciao Enrico! Buonasera a tutti ragazzi. Ciao Enrico. Ti abbiamo beccato con la porpetta in bocca? No, ho finito da un po'. Ma tu non stavi a dieta? Con il cuscino in bocca. Ma non stavi a ma dieta sei tu? Un po' assonnato. Quella è la dieta. No, faccio una dieta a giorni alterni. Io dissociata, la dieta dissociata. Sentiamo il tuo pensiero su quello che stavamo dicendo in relazione all'improvvido paragone fatto da Francesco Capodanno tra Sarri e Gattuso. Sentiamo tanto il tuo... Scudieri vi dà ragione. Scudieri non ha dato ragione. 1-0 per me. Ma ha detto le stesse cose che volevo dire. Scudieri contro me, Donato, siamo in due. Vabbè, due contro due. Vediamo, sentiamo Caruso. Vediamo Caruso. Ma io insomma non conosco il parere di Francesco Capodanno e non paragono i due allenatori. Nel senso 3-2. Ma io non ho mai paragonato. Paragonato le circostanze. Hai perso. Prego, Enrico. Prego. Comunque, al di là di questo, insomma, io sono un romantico e da romantico ti dico, insomma, che Gattuso tutta la vita, perché io preferisco sempre prima l'uomo e poi il professionista. 3-2 per me, grazie. La prima risposta è quella che fine, ma hai dato una risposta da Movimento 5 Stelle. Preferisco l'uomo al politico. No, perché serve la persona capace di fare il suo ruolo. Poi c'è la questione morale. Ma tutto quanto basta fare gli uomini. E Peppe Mojito Libischi è un grande uomo. Ma mica sapeva fare regista radiofonico. Scusate, ma lei è peggio di Barbara D'Urso. Ma chi ha detto basta fare gli uomini? Tu l'hai detto. Tu l'hai detto. Ho detto preferisco l'uomo. E come uomo non c'è paragone. Sul piano dei risultati io non ho nulla da recriminare a Gattuso, perché secondo me con quello che è accaduto quest'anno ha fatto un lavoro eccezionale. 3-2 per noi Natavolta. Per me 3-2 ha detto Gattuso. Ma Enrico Caruso non lo chiamiamo per amicizia, mica perché capisce pallone. Scusami Enrico, glielo vuoi ripetere perché forse non ha compreso? No, è tu che non comprendi che non c'è possibilità di paragone tra Sarri e Gattuso. Vabbè. Allora Enrico, prima di tornare da Ivan, andiamo ad affrontare quella che la questione, ricordiamo che questa trasmissione è satirica per chi non l'avesse capito, no, perché poi magari la prende troppo sul serio, non va bene. Enrico, cercando di tornare un attimino seri, la questione dello sponsor tecnico, perché poi per settimane intere ne abbiamo parlato, poi adesso, come si dice a Napoli, si è dormuto un po' la creatura, no? Mm-hmm. Qual è il punto della situazione? Ma in realtà non...
ho informazioni per quello che mi riguarda, insomma, perché come hai ben detto tu, non è più cosa nostra il rapporto con cosa nostra, il Napoli, commissimi, sì. Il rapporto con il Napoli da parte della K si concluderà con la fine di questo campionato. E quindi, insomma, non sono, come devo dire, tenuto ad essere informato. Da certo. Quello che so, però, che al momento non c'è nulla di conclamato. I campionari di solito per la stagione successiva si fanno a gennaio o febbraio per tempi tecnici di lancio, di produzione, e ad oggi, che io sappia, nessun cliente ha commissionato gli ordini per la prossima stagione, quindi è una situazione molto delicata. Delicata dal mio punto di vista, ma perché non sono a conoscenza, magari il Napoli ci farà una gran bella sorpresa, perché io sono comunque prima di tutto tifoso del Napoli e ci presenterà un progetto sfavillante. Ma Emporio Armani è stato confermato, è stata confermata l'indiscrezione, è soltanto un pur parler o secondo te? Ma per quello che mi riguarda è qualcosa di più di un pur parler, per quello che sono le mie informazioni, però non so se sia una cosa che poi si andrà a concretizzare. Da quello che so ci sono stati dei contatti, anche qualcosa di più di un contatto, però sono informazioni veramente di corridoio, non posso confermarti nulla. L'Ivan Scudieri invece è tifoso, appassionato di marketing, professionista dell'informazione eccetera. Cosa gradirebbe facesse il Napoli per soddisfare le pretese anche estetiche della piazza? Secondo te quale sarebbe la soluzione giusta, Ivan? Ma io andrei anche in continuità, ragazzi. A me non è che dispiacerebbe se continuasse questo sodalizio tra il Napoli e la K. Però, ma purtroppo pare che non... C'era questa opzione. Ma tanto, ragazzi, non mi preoccupate, che De Laurentiis una soluzione poi alla fine la trova sempre. Quindi per te quale sarebbe la soluzione giusta, andando oltre il discorso K, per la quale società c'era anche un'opzione per un contratto ponte fino al 2022? Io credo nella soluzione di ripiego, quella Macron Legea, come si chiama lei. Mi piacerebbe Nike. O Nike, come dicono quelli bravi. Nike, giusto. In americano, Nike. Io preferisco la Nice di Samotracia, quella che sta al Louvre di Parigi. Stavo dicendo al Louvre di Pompei. No, basta che non fanno quelle cose orrende, ragazzi, come si chiamava quello? Chi? Che hai comprato tu la maglia, la Burlon. Ah, Marcello Burlon, no, non l'ho comprata la maglia, era di un mio amico. No, non l'ho comprata, però l'ho ordinata da Enrico Caruso, sperando che possa averla. Sto scherzando, ovviamente. Enrico, tornando un attimino alle dinamiche anche estetiche della maglia. Naturalmente tu hai parlato di gennaio-febbraio, ti sei lasciato scappare questa, tra virgolette, confessione, lo sappiamo un po' tutti, ma quindi esistono anche i prototipi della maglia 2021-22 che avrebbe fatto K, ce la puoi far vedere? No. Non esistono i prototipi, esistono i board, i disegni, come li chiamiamo noi, insomma, in gergo, sì, sono nient'altro che dei disegni. E non erano, insomma, che io ricordi, ti giuro che non ricordo quali non giurare, ma erano molto molto basici. De Laurentiis non aveva messo ancora le mani sopra? No, probabilmente erano stato ancora embrionale. Ma io non ti credo, per ovvie ragioni, a prescindere, non ti credo, però vabbè, dobbiamo per forza di cose fermarci qui, perché altrimenti Enrico non risponderebbe. Comunque, andiamo sulle dinamiche di campo. Di calcio. E allora, ultima giornata di campionato, Napoli-Verona da un lato, allo stadio Diego Armando Maradona, sperando che Dios ci metta la sua mano, Bologna-Juventus, Atalanta-Milan. Ivan Scudieri, cosa si aspetta da quest'ultima giornata? E poi la stessa domanda ad Enrico Caruso. No, io dico che il Milan è quello che rischia di più, perché il Milan ha un risultato su 3. Ovviamente se la Juve e il Napoli faranno il loro minimo sindacale, quindi vincere contro Bologna e Verona, il Milan questa volta è costretto a vincere necessariamente la partita contro l'Atalanta. Ma l'Atalanta sarà disposta a perdere il secondo posto in caso di sconfitta contro il Milan, quindi sarà partita vera. E il fatto che sia partita vera, secondo me, agevola anche gli altri risultati, perché paradossalmente potrebbe anche pareggiare il Milan e pareggiare il Napoli e vincere la Juventus. A quel punto là, tra Milan e Napoli, mi sa che il Napoli sopravanza per la classifica ulsa. Mi sembra che in questo momento il Milan sia svantaggiato rispetto al Napoli. Anche con la Juventus.
Sì, sì, no, con la Juventus il Napoli è avanti rispetto. Sì, no, no, differenza... con il Milan nello scontro diretto il Napoli è svantaggiato, però nella classifica complessiva, classifica avulsa rispetto alla differenza reti, il Napoli è assolutamente davanti. Davanti. Enrico, a te la parola. Sì, la penso come Ivan sostanzialmente. Il Milan si è giocato tutto nella partita con il Cagliari, avrebbe dovuto vincerla e ha fatto un pasto falso clamoroso. E insomma, se dobbiamo stare a quelle che sono le partite di domenica, i valori in campo, se giocano come devono giocare, tipo Fiorentina con il Napoli ieri, credo che per il Milan non ce ne sia, credo che l'Atalanta la vinca facile. Leggo un commento da un nostro radioascoltatore, Raffaele De Rosa, che saluto, il quale dice: su Allegri non la vedo come te, cioè riferito a me. Lui sicuramente alla Juve, al Milan, non ha fatto vedere un gran calcio, ma il Cagliari, a mio avviso, nel biennio 2008-2010 ha fatto vedere il calcio più bello della Serie A. Questo dimostra che è un allenatore che sa adattarsi agli uomini e, secondo me, visto la nostra squadra e con le dovute proporzioni più simili a quel Cagliari, io penso che con Max possiamo divertirci. Prima Ivan Scudieri su questa valutazione di Raffaele De Rosa su Allegri e se secondo Ivan potrebbe essere Allegri l'allenatore giusto, oppure fammi un nome che secondo te è più idoneo. Allegri sicuramente è un allenatore fatto e finito, ragazzi, quindi se dovesse arrivare Allegri sicuramente non mi dispiacerebbe, è meno una scommessa di tanti altri. Enrico? Sì, sono già registrato. Io farei carte false per continuare con Gattuso, anche se so che pressoché è impossibile, però Allegri non mi piace sempre per quel fatto, insomma, che io reagisco a pelle, però Allegri è un allenatore di tutto rispetto, e se dovessi scegliere tra un fantomatico Spalletti e Allegri, tutta la vita Allegri. E allora ringraziamo per essere stato con noi Enrico Caruso. Grazie, un abbraccio, Enrico. A te e alla prossima. Ciao, ciao Enrico. Ciao Donato, ciao a tutti, ciao Luca. Ciao. C'è anche Francesco Capodanno, che però ovviamente per il discorso Sarri lo possiamo anche tagliare fuori questa sera. Grazie, sto scherzando ovviamente. Allora Ivan, domani sera prima serata torna di martedì. Sì, torna finalmente prima serata. Intanto vi chiedo scusa ragazzi, ma dovete sapere che sto andando a dormire in albergo a Napoli. Sì. Proprio perché c'era il coprifuoco, quindi domani c'è una riunione aziendale e quindi abbiamo preferito andare a Napoli, quindi quando avete sentito già registrato intendevo al parcheggiatore dell'Holiday Inn al centro direzionale, non sono ancora impazzito. Fai bisboccia stasera, ristorante, albergo, stai hai capito? Sei proprio come gli studenti che vanno a fare le cose belle del lavoro, gli effetti collaterali del lavoro. Gli studenti che vanno a fare la gita, sai, la cena, è bravo, è bravo, è bravo. E allora appuntamento domani sera. Domani 20:22 su Radio Amore alle 21:50 l'appuntamento più importante di tutta la settimana radiofonica, che è quello con Luca Cedrino. Sì, vabbè. Ultimo minuto. Come sempre sulla coda deve prendere in giro il sottoscritto, ma va bene, lo accetto da te, va bene qualsiasi cosa. Un abbraccio, Ivan, una buona notte a te. Ciao Ivan. Ciao Ivan.